Il soldatino di Natale più facile del web. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sono tornata e sono tornata con un carico di creatività fantastico. Oggi faremo un soldatino. Sapete i soldatini tipo schiaccianoci che si usano tanto in questo Natale? Bene, voi direte, ma li vendono da ogni parte? Sì, ragazzi miei, ma quanto costano? Creiamone uno insieme che sia super facile e che abbia anche una funzione da porta oggetti. Che ne dite? Porta bonbon, caramelle o qualche piccolo regalo? Prima di passare sul piano da lavoro per vedere come si fa il nostro soldatino, però accertatevi che abbiate schiacciato su iscriviti e attivato la campanella per non perdere i video futuri. E se siete nuovi iscritti, guardatevi anche quelli passati, mi raccomando. Io vi mando un grande bacio e vi ringrazio di essere approdati nella creativissima famiglia di Arte per Te. In più, vi aspetto sempre su Facebook e su Instagram, trovate il link qui giù, dove possiamo avere un contatto più diretto e più veloce. E sempre vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme al mio maritino Gabriele. Bene, ora basta parlare e andiamo a preparare il soldatino di Natale più facile del web. Ed ecco l'occorrente per il nostro soldatino con un tubo di Pringles. Un tubo di Pringles vuoto, una fustellina che faccia dei fori, oppure una forbicina con cui tagliare dei dischetti, un paio di forbici, un pennello, delle perline, io le ho qui dorate. Io userò la carta da collage, quella lucida, ma voi potete utilizzare qualunque tipo di carta, oppure acrilico e pennelli, e della Vinavil. E poi mi occorrerà una penna permanente rossa e una penna permanente nera. Iniziamo subito. Come colori di carte userò principalmente il rosa, il nero e il rosso. E poi, se l'avete, utilizzate anche una carta dorata o in alternativa potete utilizzare un pennarello dorato. Come prima cosa faccio una striscia nel senso della lunghezza con la carta nera 8,5 cm. Ecco qui, anche col rosso creiamo una striscia di 8,5 cm. Con la carta rosa facciamo una striscia da 4,5 cm. E poi riprendiamo il nero e facciamo una riga, una striscia di 4,5 cm. Quindi tagliamo 4 strisce di carta, rispettivamente una nera da 8,5 cm, una rossa da 8,5 cm, una rosa da 4,5 cm e una nera da 4,5 cm. Dopodiché la lunghezza non è importante, l'importante è che riesca ad avvolgere per intero il rullo, ok? Per adesso mettiamo da parte le altre striscioline. Adesso dalla carta nera tagliamo 3 striscettine che siano larghe 0,5 cm circa. Sulla striscia nera da 4,5 cm lascio circa 0,5 cm, così. Non prendo neanche esattamente la misura, vedete, lascio di disavanzo mezzo centimetro e traccio una linea col dorato. Poi salgo un altro po', lascio anche qui circa 0,5 cm e traccio un'altra linea. Quindi tolgo il righello e coloro di dorato tutto il centro che passa appunto tra le due linee. Se avete la carta dorata potete appiccicare della carta dorata sopra. Lì dove voglio che sia il centro frontale disegno 3 gocce, 1, 2
e 3 e lascio asciugare, metto via. Prendo quindi il rosa e lì dove voglio che sia il centro disegno due occhietti, un nasino due baffotti e adesso due guanciotte e mettiamo da parte. Ora prendiamo il nostro bel tubo di Pringle e togliamo il tappo, prendiamo la Vinavil, prendiamo un tappino di qualcosa e versiamo dentro la Vinavil. Prendiamo la Vinavil e spennelliamola sul nostro tubone. Quindi prendiamo la striscia di carta nera da 8 cm e mezzo e appiccichiamola sul tubo. La parte in più non la taglio, ma la spennello di colla e la appiccico. Prendiamo ancora un po' di Vinavil e spennelliamo la parte sovrastante. Affianchiamo a quello che abbiamo appena messo e voilà! Spennelliamo la terza parte. E adesso l'ultimo segmento. Adesso prendiamo le due striscioline e incrociamole sul davanti, praticando un taglio qui di sbiego. Quindi prendiamo la misura con la faccia, voilà. La terza striscietta, ripassiamola ben bene di colla. E facciamo la cintura. E voilà! Adesso fibbia e bottoni. Qui facciamo le spalline, quindi un rettangolino e un rettangolino e poi le frangine qui al centro una bella fibbia e qui i bottoni. Io uso le perline. Voi potete continuare a disegnarli con un pennarello permanente. Coloro il bordo del tappo, mentre coloro di dorato la rifinitura qua sopra
che di suo è colore argento, quindi faccio tutta la striscetta dorata e naturalmente poi rifiniamo anche la parte superiore con un cerchio di carta, così come la parte inferiore. Ed eccolo qui, bello e pronto il nostro soldatino porta tutto all'attacco verso un Natale magico con poco prezzo. Rivestite i vostri tubi di patatine e create un esercito di schiaccianoci. Io questi li chiamo schiaccianoci, non so perché, di soldatini, diciamo così. Oppure ricreate Babbo Natale, un pupazzo di neve, sempre con la stessa tecnica. Io vi ho dato l'idea, voi sperimentate e soprattutto postatemi le vostre foto sulla mia pagina Facebook. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, massima condivisione, vi lascio le foto e ci vediamo subito dopo. Ciao! Soldatino, ora ditemi, non è veramente graziosissimo? E poi basta aprirlo alla base per mettere un po' di velina dentro e farcirlo con quello che vogliamo. Ora ditemi, io ho visto questo soldatino non in questa forgia, era un giocattolo in legno, proprio una colonna di legno tipo birillo, no? Erano appunto un set di birilli e ho detto bello come set di birilli, credo fossero birilli perché erano tanti ed erano proprio dei cilindri di legno. Ho detto bello questo set, però che idea, sarebbe carinissimo da fare con lo scatolo delle patatine perché viene proprio perfetto e poi è un posto bellissimo dove mettere per esempio una sciarpa oppure delle caramelle, delle cioccolate, qualsiasi piccolo regalo vogliamo fare o semplicemente così lasciarlo come una decorazione di casa che non costi nulla, ragazzi. Cosa costa? Giusto il piacere di mangiare un tubo di patatine. Eh beh, sì, molto molto carino. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione. So che vi piacciono i video facili, quindi quando ho avuto l'idea ho pensato subito a voi. Però, se vi va, vorrei fare con voi anche un soldatino, quelli proprio classici classici. Che fa? Lo facciamo un progettino più difficile in cui costruiamo il nostro soldatino con materiali da riciclo? Anche questo è un super riciclo creativo, ma quello un po' più complesso potrebbe diventare un elemento decorativo di casa veramente veramente bellissimo. Ditemi se lo volete fare e fatemelo sapere magari lasciando un like, una condivisione, un commento sotto questo video. Bene, allora andate a preparare il vostro esercito di soldatini e noi ci rivediamo sempre qua per un nuovo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao, vi voglio bene, anche io!